fibra ottica e wifi nei luoghi pubblici. A Cassago c'è la seconda realtà produttiva del territorio delle Chiese, che è il polo appunto del Rio Gambaione. È chiaro che in un momento come l'attuale le aziende hanno bisogno di stimoli, hanno bisogno di interventi sempre più all'avanguardia, sempre più innovativi. E la fibra ottica è uno di quegli strumenti che consentono loro di essere al passo coi tempi, cioè che consentono loro di trasmettere i dati in maniera tempestiva, in maniera veloce. E quindi questo, come dire, è un modo per essere vicini nel concreto alle aziende. Questo non preclude, in un futuro, può essere prossimo, anche la possibilità di estendere la fibra ottica all'intero territorio. In questi anni ci sono stati dei forti interventi in termini di sottoservizi, ossia di sdoppiamento di quelle che sono le acque chiare dalle acque scure, quindi dalle acque. Insomma, sì, acque chiare, acque scure, nel senso di appunto acque sporche piuttosto che acque quelle che arrivano dal cielo, esatto. E all'interno di questi lavori è già stato previsto anche un cavo, e da lì può passare tranquillamente la fibra ottica. Interventi, stavo dicendo, di sottoservizi che in questi anni equivalgono a qualcosa come 1.200.000 euro di interventi. Altri ne sono previsti in collaborazione con la società che in questo momento ci fornisce sia la depurazione che l'acqua, che è idroservice. Wi-Fi nei luoghi pubblici, appunto lo accennavo prima, per essere più vicino ai giovani, ma non solo, quindi nei parchi pubblici, alla stazione ferroviaria, al polo civico di Oriano ed eventualmente anche nelle scuole.